Buondì. Allora. No, risaluta perché ho fatto un wow all'inizio. Che non andava bene. Buondì, di nuovo. Buondì, che poi sono le circa... È lunedì 17 e tutto va bene. Insomma. Beh, volevo dire comunque, io volevo fare una premessa. Sì, premetti. Che questa è la prima sessione di registrazione dopo il trailer del remake. E quindi io è probabile che vi fisserò a cercare di capire come saranno le cose nel remake. Come saranno quei polli? Tipo, quei polli come saranno nel remake? Esatto. E io nel remake avrò ancora questa voce. Può essere. Ho mal di gola. Poi è a settembre, lo fanno uscire, quindi è sicuro che tu ti becchi qualcos'altro. Già, se lo becco anche ad aprile. Figurati. D'altronde. D'altronde. E anche... Aia! Ecco. Vabbè, tanto c'è un pollo. Ma queste cose non succedono, c'è vero? Un pollo di palude. Tanto non sono morta. Beh, aspetta. Allora, c'è il paese di Terrazze. Che tra l'altro paese di Terrazze mi viene in mente quale sia. Nel trailer c'è. Sì. Sì, l'hanno schiarito molto. Ma c'è un pezzo del trailer che si vede paese di Terrazze. Paese di Terrazze. Paese di Terrazze. Io continuo a non ricordarmi quale sia. Mi sembra che sia paese di Terrazze. Comunque mi scuso per questa voce veramente. Sono abbastanza sicura che sia paese di Terrazze. Virile camionista. Quindi in che livello vado? Perché io Tritops non lo farei adesso perché non abbiamo vite. Fai paese di Terrazze. E perché non mi ricordo che altro c'è da fare qua. Oltre alla paese di Terrazze. E Tritops. E Tritops. Se apri l'Atlante non te lo dice. No, perché però non ce lo fa. Vedi. Cioè ci lo dice man mano che li facciamo. Esatto. Grazie al cavolo. Brava. Grazie. Vabbè, vado a fare la paese di Terrazze. Cazzi tuoi, se poi perché è quello difficile. Shari, E cominciamo con i cazzi e i mazzi. Razzi tuoi, va meglio. Arazzi. Arazzi. Palazzi. Vabbè. Non mi vengono altri. Neanche a me in questo momento. Aspetta. Mi stanno cadendo le cuffie. Che questo qua? Che cosa fa? Forse non era il paese di Terrazze quello del Italia. Mi sembrava fosse il paese di Terrazze. Adesso vediamo. Aspetta che forse mi ricordo qualcosa. Questo qua è quello che... Ti ricordi qualcosa? Quello cercava il potere di Grayskull, ma non gli era mandato. Aspetta, mi sta venendo in mente qualcosa. Ah, no! No, maledetto! L'hai visto? M'ha spinto! Ma quello veramente è un pezzo di merda, m'ha spinto! Ma veramente, mi ha fatto rimbalzare male. Ma io non l'ho visto. È uno New York falso. Falso. Falsissimo. Falsissimo. Niente. Non è quello che devi entrare in un posto che c'è il robot che devi... No, quello è là. No, la cosa fa no! No! Perché è stato di nuovo spinto, scommesso. Scommesso, ciao. Sì, scommessi. No, comunque tu ti sei... Mi sono confusa. Sì, però col boss di questo mondo, che non mi ricordo bene come si chiama, Metal Head. Ah, è quello del boss, è vero. Ah, sì. Però quello è un po' da stronzo. È testa di metallo. Esatto. Tiè. Quello stronzo nella remastered ci sarà? Ti stanno facendo il culo, Shari. Mi stanno facendo il culo non poco. E io godo. Sei proprio una brutta persona. Sì. Una vita, mamma mia, la vita. Sì, però prendila. Ecco, secondo, se no mi attaccano. Vedi, guarda. Sti pezzi di stronzi. Non me ne ricordavo sti bastardi, sinceramente. Sì, questi sono veramente infingardi. No, brutto posto. Brutto posto. Adesso si schianterà con No. Muore.
Monica, via. Attenta. Vai. E tu ne hai già. Oh, oh, che non bravo. È difficile. Che brava. Oh. Facciamo ricapire il gioco di domanda qua. Io. Ecco. Ecco. Questi invece non lo sanno che comandi tu, eh. Comando io. Tiè, ora lo sa. Dov'è il drago che è meglio? C'è anche un pollo. E si pensa come sono i draghi con i turbanti e tutti in tono. Spero che non siano tutti così, sinceramente. Attento, Spiro. I mostri di questa regione hanno scoperto il potere dell'elettricità e tu rischi di farti punzecchiare. Ma no, figurati. Non capiterebbe mai. Ah, a parte il fatto che questo consiglio dato adesso mi sta un po' di tenuto il culo. Secondo, volevo dire, sto per digerire tantissimo, quindi... Ma tutte le volte. Cioè, hai mangiato alle 8, digerisci all'1:30. È il tè che ho bevuto poco fa. La bottiglia, quello freddo. Volevo dire, spero che non siano tutti così, tipo quello che abbiamo visto nel trailer. Sono un idiota. Ma un po', eh. E speravo di farlo fuori prima di cadere, invece. Ah! Ho avuto un attimo di paura, eh. Comunque non era appassionato. Ah! Di terrazza quello del trailer. Era un altro che non mi ricordo come si chiama. Non mi ricordo nemmeno io. Io questi proprio non me li ricordo. Non so perché. Ho rimosso proprio. Diciamo che il modo dei domatori, quello che mi ricordo di più è il Tritops. Perché sì. Non puoi scordartelo una volta che lo fai. È proprio un trauma che ti rimane lì. Infatti, quello mi ricordo, è l'unico. Anch'io. Bellissimo, per carità, ma è un trauma. No, comunque stavo dicendo, fammi finire sto discorso che. Poi. E sennò poi mi perdo. Spero che non siano tutti come il drago fatto vedere nel trailer, perché a parte il fatto che non mi fa gioire più di tanto, tutto il resto che mi ha fatto vedere l'ho amato, ma quel drago no. Mori. Il bello è venuta la voce strana per un attimo, ho avuto paura. C'è stato un attimo di possessione demoniaca. No. Il bello di questi draghi è che sono tutti diversi a seconda della tribù, della razza, del quel cazzo che è, sai, di cui fanno parte, no? Tipo, gli artigiani sono tutti fatti così, i pacificatori sono tutti fatti cosà, eccetera, eccetera. Dato che mi hanno disartigianato l'artigiano, giustamente, ho paura che mi abbiano anche... reso anonimo anche il resto delle razze. Destregonizzato gli stregoni, eccetera, eccetera. E sarebbe brutto, cioè, se poi sono tutti draghi generici gli altri. Cioè, dedomatorizzato. Cioè, arrivi dopo. Depacificato i pacificatori. Esatto. E detessettessinia. Sì, dai, dillo. Detessitori sogna. Avete capito il concetto? Li hanno svegliati i tessitori. Che mi sono persa con questa cazzata adesso. Non mi ricordo cosa stavo dicendo. Ecco, sarebbe brutto se dopo aver fatto lo Spiro strafigo, bellissimo il modello, proprio, però io magari gioco anche. Già. E poi mi vanno a cadere sugli altri draghi facendoli tutti generici. Che no, porca puttana vacca. Ok. Ora prendere le gemme sarà un parto. Poi prendi in giro a me quando mi succedeva. Però lì ci sono dei polli e un drago, quindi se riesco ad arrivare fino là. Tanto tu qua saresti morta. Più volte di me, perlomeno. Non è detto. No, ho fatto una cazzata. Io c'è già stato... immagino quando edito sono questo distratta, video. Sono distratta, sono già Teo che... Ah, come mi diverto. Non dovrei lasciarti l'editing. Come mi diverto quando edito. E dicevo, stavo dicendo. Dicevo che stavo dicendo non è male. Però se non si toglie il cadavere. sarebbe brutto se poi i draghi fossero tutti generici. Cioè, si va a cadere su quel dettaglio. Già anche
per voi che state seguendo la mia serie bellissima, scopriamo le bandiere delle case mentre giochiamo, e vi ho fatto vedere le altre. E nelle immagini si vede che quella degli artigiani è stata sostituita da una bandiera generica rossa al posto di quella gialla con la doppia spirale verde e i bordi azzurri. Quindi se già mi hanno tolto quello, vedo che il drago è il più generico possibile, un po' mi spavento. Pezzo di stronzo. Però per il resto sembra tutto bello, quindi saremo sto drago. Come aggancio gli sporsi. Esatto. No, che bello. Oh, respiro. Un giorno potrai raccontare a tutti i draghi le tue fantastiche avventure. È arrivato il gran Certo, ma quello che piacione. vorrei fare ora è uscire da questa palude. Concordo, Spiro, Perché è concordo. uscito così? È bellissimo sto drago, me lo ricordo. Sento una vita. L'hai sentita anche tu? Eccola! Dammela che ne ho bisogno, ne abbiamo solo tre, poi c'è Tritops. Non mi prenderete mai viva! Aia! Sì. Però c'è un tonno, Questi quindi sono terribili. niente di irreparabile. Ti viene voglia di infilargli quelle lì. E Ma di brutto. questa lì è zzzz. Ti piace? Mannaggia. Ma che voce ho? Terribile. Io ho detto che non era una buona idea fare registrare stasera. No, voglio giocare. Dobbiamo registrare, fare i big money. Non è vero, non I sono monetizzata io. big money immaginari. Non abbiamo 1.000 iscritti. Muori. Stavi per cadere. Invece no, perché vaffanculo. Io ho detto che stavi per cadere, non ho detto nient'altro. Questo posto è un incubo. Capisci perché ci sono tanti polli però? Sì. Almeno sono gentili. Io comunque ho Ma aspetta, ma pensato. quelle non le ho pesate. Eh no, sono altre queste. Io ho pensato Sì, tu comunque, no? cos'hai Già che pensato? facciamo ridere normalmente per ciò che diciamo, io Sì. faccio anche ridere se non dico niente a sto punto, perché con la voce che mi ritrovo. Se non dici niente non la sentono la voce però, Sorry, c'hai ragione. Né che ti sentono pensare e non penso che pensi con quella voce, quindi Sai che non lo so, l'ho già pensata. pensaci. Cazzo di sforzo stiamo facendo. Veramente. Ah, questo me lo ricordo, sto pezzo. È Muori, terribile, muori, però. muori! No, dai, all'ultimo, ma sei un pezzo di. Vai a cercare un altro pollo. Non c'è un altro pollo, devo riscendere, non gli fare tutto il giro. No, devi fare giù da Sono sopra. in giro da sopra. Io ci ho provato, vabbè, non lo fare tipo speedrunner, è stato avuto un No, con livello. questi due non lo so, eh. Devo. C'era il Tu pollo muori! sotto. Vabbè, oh. Paese di terrazzo me lo ricordavo meno peggio, sinceramente. E comunque non era quello del drago, non era quello. No. Ho confuso i nomi, ma non mi ricordo come si chiami l'altro che pensavo di ricordare. Forse qualcosa nebbioso. Qualcosa nebbioso, certo. Secondo me è qualcosa nebbioso, adesso non so esattamente cosa, ma è sicuramente qualcosa nebbioso, visto che ci penso. Il collo è nebbioso. No, non ci sono colline, sono paludi. Palude Palude nebbioso. nebbiosa sarà. Non so, non mi ricordo. Sì, palude nebbioso mi sembra che esista, sai. Vaffanculo, ti è saltato. Adesso lui ti rincorre. Non può perché è stupido, vedi che neanche mi vede. C'ha le cuffiette, sta ascoltando il Non è un metal. E paraocchi, eh. Sono cuffiette. perché non sente? E beh, allora dovrebbe vedermi. O è anche cieco. Però se sei cieco non mi sembra particolarmente furbo metterti una musica metal a tutto volume nelle orecchie, se poi non senti neanche. Cioè, altrimenti se sei cieco e sordo non è bello.
Forse io devo plonare da qualche... Niek. Lì no, però. No, devo rifare giù un pollo. Un pollo! Cioè, che non volare di sotto per prendere il pollo. Sono brava, io sono come te. Senti, io tutte le cose che non capto subito poi nell'editing me le sento, eh. E poi ti castigo dopo. E poi mi castighi. Sì. Poi tu editi comunque, cioè metti le cosette sopra, non è che fai tagli cose come dovrebbe essere fatto un editing fatto bene. E vabbè, perché qua non c'è, cioè, oddio, cose da tagliare potrebbero, ecco, anche essere, non però... è che dei punti morti non ce ne sono, No, diciamo che noi li teniamo abbastanza vivi con le nostre cagate, no? Quindi, non so se è un bene o un male. Sia uditive che visive. Sia uditive che visive, che bello. Allora, io sinceramente non mi ricordo esattamente dove devo andare, perché so che c'è della roba che devo prendere. Perché ho la gamba bagnata? Non lo so. Pure mi sembra bagnato dal pezzo del pantalone lì. Si è fatta la pipì addosso? Io piscio dalla caviglia, secondo te? Non lo so, però magari scivola giù. Cioè, si è bagnato solo però la caviglia. Mannaggia. Mistero. Ah, però vedi, qui c'è un... Ah no. Piove dal letto. Sono scema, sono tornata indietro, non me lo dite. E come ti fanno a dirtelo che non l'hanno ancora visto? Quando lo vedranno, se non me lo dicono mentre lo vedono sullo schermo. Sembra che è fatto tipo... No, che io li controllo, li spio. Già, Quindi vedi, perché che... là c'è roba, ma non riesco a capire esattamente dove devo planare per arrivare là. Ah, oggi vedi che è pieno di roba. Sì. Ma non mi ricordo il giro. E c'è anche. Perché non me lo ricordo il suo livello. Granché. Già non mi ricordo. Già pensavo che il nome fosse di un altro livello. Ho sentito le due uova. Non so, io ho la fobia ormai. Sento comunque ridere. Non lo so, perché io non me lo ricordo il suo livello. Quindi potrebbe anche esserci, per quanto ne so. Muoio. Non l'avevo riuscito. Non è che ti passi da dentro. Oh. C'è qualche posto interno. Sai che i punti morti in questo livello si estenderanno incredibilmente, perché non mi ricordo il livello. Oh, ma lì c'è della roba. Eh già. Tanti polli. Tanti polli, guarite. Una carneficina di polli. Ma non farli fuori adesso, magari poi ti servono. Muori. Tanto quindi, questi non li mangia. È vero, non è come negli altri giochi che se fai fuori un tot. Dopo 10 ti dà una vita. E lì sì che si farmano bene le vite. Peccato che lì non ci sia Tritops, quindi è inutile. Ma guarda quanta roba ti ho lasciato, cazzo. E per forza sei sempre morta, Shari. Sono sempre morta e mi perdevo. Non è vero, non sono morta, ero diversamente viva. Ma molto diversamente. Se tu non usi i termini giusti. Ah, cerchiamo di ricordarci come arrivare là. Mi ricordo, merda. Questo posto. Da fuori forse? No, da fuori c'è un pollo, però lucido, quindi. No, povero. Mettiamo un pollo che mi prenderà troppo lungo. Niente, devo per forza andare là e trovare un punto di là, perché di qua mi sa che non concludiamo nulla. Taglieremo, velocizzeremo un po' di pezzi. Forza. L'hai sentito? No. Io l'ho sentito. Che stavo parlando sopra. Secondo me c'è una scala nascosta come l'altra. Là. Come arrivo là? Dove là? Là. Lì c'è una scala per salire poi su. C'è una scala? Però non so come arrivare lì, perché mi sa che qua è troppo basso per planare là. Paranoie. Io pure l'ho sentito.
sono le tue paranoie. Io ti giuro che l'ho sentito. Paranoie. Tu devi andare in questi posti di qua e cercare di planare. Dal punto più alto, magari. Io dopo mimetizzeranno queste scale nel remake. Allora adesso calma e cerca di... Che non so esattamente dove dovrei planare. Forse stretto, tipo qua dietro. Qua dietro stretto, ecco. Era molto banalmente lì dietro stretto. Ah, ci siamo persi in un bicchiere d'acqua. Stasera non stiamo giocando bene proprio. Esatto. C'erano le scale. Sì, lo so che c'erano le scale, ma non penso. Io sento ridere. Se no tu lo stai sentendo. No, no! No! Che palle! Mannaggia, già. Sì, vabbè. No, sono i controlli che laggano un po'. Sei sicura? Sì, è proprio quello. Vedi, non risponde. Guarda che va dove vuole. E quindi ha avuto questi... Guarda che è un controller nuovo. Forse ho sentito anch'io sto giro, sai? Io ti ho detto che l'ho sentito. Questo ci dobbiamo farlo un po'. Boh. Siamo paranoiche. Può essere. Io lo sento. Perché sappiamo già che c'è Tritops più avanti e quindi. Se dovrebbe segnarmi le uova in qualche modo, sì. No, non ce ne sono, non c'è spazio per le uova. No. Abbiamo svelato il mistero, forse. Tu. Perché o se ne sono fregati degli spazi, o roba uova non c'è. Ora cerchiamo di non fare altre... cagate. Devo solo raccogliere. No, se ti vedevo prendere questa te andavo di sotto al massimo. Mi aspetto quella che sta là e questa ti dà quello che sta là. Esattamente. Forse è finito. Con tanta sofferenza anche qui. Ok. Esatto, sì, questo è stato un mondo più sofferto del previsto. Soprattutto perché hai giocato tu e di solito tu non esatto. Soffri così tanto. Io non soffro così tanto, eppure. Speravo di non perdere tutte queste vite. Io pensavo di non perdere nessuna e guadagnarne sola. Sì. Invece no. E quindi abbiamo ancora meno vite di quando siamo entrate. No, forse uguale, vabbè. Sì, uguale. Ne hai persi due, ne hai prese due. E però non era la cosa che volevo fare per affrontare Tritops. Immagino, perché per te sarà uno smacco terribile, vero? Sì. Davvero tanto. Mi sono anche scordata di cercare bandiere. E uccido questo perché così è vendetta. Tremenda vendetta. Un pollo, uccido anche il pollo. Pollo? Non era molto d'accordo. Il pollo non era d'accordo. No. Allora.
palude nebbiosa, sembra se si chiama così. Sì. Tu vai, te la ricordi? Forse, aspetta, forse è in un pertugio, aspetta, in un pozzo di questi. In un pertugio. In un pertugio. Ma ti è contagiato quel pertugio. Sì, però adesso io sono particolarmente persa, non so esattamente dove mi trovo in questo posto. Io ho fatto il mondo qua, ma non ho visto pertugi con... Sì, sì. No, aspetta, lì c'è un altro. Forse è quello, invece. C'è il volo, allora, dentro... Palude nebbiose. Vedi che è proprio palude nebbiosa. Che se tu vai qua, poi vai qua, c'è il volo, allora. Ah, sempre esatto. Il mio solito senso. Di ragno, ecco, vedi, no, c'è il volo. Di ragno, di mancamento. C'è il volo, per una, di mancamento. Sì. E vabbè, oh, che cazzo. Dai, eh.